Ciao ragazzi, 6 luglio 2023, tante cose da dire per quanto riguarda i movimenti di calciomercato. Partiamo subito da Dybala, che è un giocatore che è stato messo un po' nel mirino purtroppo dal Chelsea. Dal Chelsea ci sono anche altre squadre della Premier che sono interessate al pagamento della famosa clausola da 12 milioni, che chiaramente è un grosso affare per prendere un giocatore di questo livello, nonostante qualche acciacco fisico, qualche problemino fisico che ogni tanto accusa. Speriamo che non ci caschi per i nostri interessi. Paolo Dybala, che praticamente io mi auguro che rimanga alla Roma, però lui ha una situazione di questo tipo: le squadre italiane devono pagare per prendere Dybala una clausola di 20 milioni, che però è annullata nel caso che la Roma aumenti il suo ingaggio fino a 6 milioni di euro, mi pare che sia. Mentre invece, nel caso di squadre estere, come appunto nel caso del Chelsea, che è una squadra che si è mostrata interessata, e tra l'altro ci credo, se la squadra estera paga la clausola di 12 milioni, la Roma non può fare niente. Se Dybala accetta, non si può fare niente. Quindi c'è anche da guardarsi da questo problema qua. Roma che, per quanto riguarda il centrocampo, in questo momento vede favorito Renato Sanchez su Sabitzer e McTominay. Continuano le trattative per Gianluca Scamacca, che è romano e romanista, naturalmente vedrebbe di buon occhio il ritorno nella capitale. Vedremo un po' come andrà a finire questa trattativa. Girava una voce anche ieri, ancora da approfondire, da verificare, su un'ipotesi anche Irving Lozano alla Roma. Lozano ha ancora un anno di contratto con il Napoli, che cominciamo con una ventina di milioni si vorrebbe prendere. A me, sinceramente, è un giocatore che non mi dispiace proprio per niente. Tra l'altro, anche un rigorista, un giocatore molto veloce. Non è che sarebbe, secondo me, proprio un'idea campata in aria. Comunque, vedremo. Per quanto riguarda le altre squadre, partiamo dal Frosinone, che vuole prendere in prestito Grégoire Defrel. Ve lo ricordate, no? Che a Roma fece un fiasco, mi ricordo solo un gol su calcio di rigore con la maglia della Roma. E tra l'altro bisogna fare anche l'in bocca al lupo a diversi personaggi che sono stati sulla panchina o comunque hanno vestito la maglia della Roma, che in questi giorni sono balzati agli onori della cronaca. Partiamo da Carlo Ancelotti, che è diventato ufficialmente l'allenatore del Brasile a partire dal 2024, che a mio parere, con Carlo Ancelotti in panchina, diventa veramente la favorita numero uno per la conquista dei prossimi mondiali. Una carriera semplicemente straordinaria, quella di Ancelotti, è andata al di là di ogni più rosea previsione. E quando giocava, chi è che avrebbe potuto immaginare una carriera così luminosa, addirittura più importante da allenatore che da giocatore per Ancelotti? Poi facciamo anche un in bocca al lupo naturalmente a Rudy Garcia, che è il nuovo allenatore del Napoli, anche a Luis Enrique, che è il nuovo allenatore addirittura del Paris Saint-Germain, un uomo molto stimato, che ha lasciato un grande ricordo anche a Roma per le sue qualità umane, al di là di risultati che quell'anno non furono certo esaltanti. Poi, la Fiorentina ha ricevuto offerte dall'Arabia Saudita, pensate un po', per Ikoné. Il Napoli sta rinnovando Di Lorenzo. Il Cagliari vuole riportare in Italia Yankto, che giocava nell'Udinese, se vi ricordate. La Lazio ha rinnovato Luis Alberto fino al 2027 e deve stare molto attenta a non perdere Milinkovic-Savic, che è uno degli obiettivi per rinforzare il centrocampo della Juventus, un giocatore che mi sembra in questi anni è stato un lusso per la Lazio, forse è stato anche uno dei segreti dei risultati di questa Lazio, che credo che a questo punto sia arrivato anche il momento per lui, che sicuramente è un giocatore molto forte, di andare in una squadra un po' più forte della Lazio. L'Empoli vuole prendere Daniel Maldini in prestito con diritto di riscatto. Non è facile chiamarsi Maldini, lo capiamo tutti, portare sulla maglia un nome così importante. Lui si è comunque tolto la grande soddisfazione di poter giocare in Serie A come giocatore professionista. Il suo reale valore, sinceramente, non si è ancora capito bene. Credo che una squadra di questo tipo,
potrà farci capire qual è il suo vero valore, perché è un giocatore che ha bisogno di giocare tutte le partite in sostanza. Dobbiamo vederlo in azione con continuità per capire, perché qualche colpo ce l'ha in realtà questo ragazzo. Oh, poi molto attiva l'Atalanta, che ha preso per 10 milioni l'esterno olandese Bakker dal Bayer di Leverkusen. Contratto di 4 anni, oltre a Kolasinac. Il Monza ha ripreso Izzo, che ha giocato quest'anno nel Torino, e prende anche Gagliardini. Sono sicuramente due ottimi acquisti per una squadra di questo livello, che naturalmente dovrà affrontare anche la fase del dopo Berlusconi Silvio, che non sarà sicuramente semplice, potrebbe esserci anche un ridimensionamento alla lunga. Il Milan è ancora interessato a Chucho Eze del Villarreal e a Luca Romero, che mi risulta che stia arrivando a Milano, questo talento che arriva dalla Lazio, molto giovane. L'Inter, ha rinnovato Bastoni e Çalhanoğlu e intende, secondo me un po' a sorpresa, comprare Lukaku. Non lo vuole più in prestito dal Chelsea. Sapete che a Londra Lukaku non si è trovato per niente bene, quindi il prima voleva rimanere a Milano. Non lo so, un giocatore che l'ultimo anno è apparso abbastanza appannato, ha sicuramente sulla coscienza un paio di situazioni poco felici in occasione della finalissima contro il City, però ha anche risolto delle partite nel finale di stagione. Comunque evidentemente l'Inter ci crede. La Juventus potrebbe dare Zaccaria all'West Ham, che offre 18 milioni, la Juve ne vuole 25, credo che a 20-21 si chiuderà. E quindi mi sembra di avervi detto tutto. Insomma, ci sono tanti movimenti, ma come vedete è un mercato abbastanza asfittico, abbastanza ancora tutto da mettere a fuoco. Credo che molto probabilmente Alvaro Morata andrà al Milan, e quindi poi alla fine questo calciomercato della Roma gira tutto su Scamacca, perché noi abbiamo decretato, essendo un po' fessacchiotti come tifoseria purtroppo, che Aguar e Ndicka sono due fenomeni, ma in realtà sono due giocatori ancora tutti da vedere. Bisogna sì, certo, dargli fiducia, però non mi sembra assolutamente che la Roma fino a questo momento abbia fatto faville in serie di calciomercato. Si è fatta molto bene gli affari propri con le plusvalenze, vendendo tanti giocatori così di secondo livello, di secondo piano, ma io comincio ad essere abbastanza preoccupato, perché a breve comincia il ritiro e qua io centravanti non lo vedo affatto. Tra l'altro c'è anche un... Ora c'è anche un pericolo di scambio tra Milan e West Ham, Origi per Scamacca, tra l'altro. C'è anche questo pericolo qua. Io mi auguro solo che questa proprietà e società abbia nel suo cilindro magico un nome che nessuno conosce, l'ho già detta questa cosa, e che salti fuori un nome come è successo 2 anni fa con Mourinho e l'anno scorso con Dybala, che nessuno si aspetta, che sembra al di là delle nostre possibilità, e che salti fuori anche al più presto, perché vorrei vedere una squadra, perché noi non ci possiamo presentare ai nastri di partenza con un attacco Shaarawy, Belotti, Pellegrini con Dybala che soggetta a infortuni e Scamacca. Non è un attacco, secondo me manca perlomeno una pedina di un altro profilo, di un alto profilo, che mi auguro che salti fuori nei prossimi giorni, perché altrimenti io comincio ad essere seriamente preoccupato. Magari ditemi nei commenti che cosa ne pensate. A domani, un abbraccio a tutti.